questa nostra seduta. Se c'è un relatore di maggioranza e magari... onorevole Ferranti, io sto chiedendo il parere del relatore di maggioranza su questo provvedimento. Lo capisco, però siccome sta parlando con lei, qualcuno magari se me lo dà. Prego. C'è una richiesta di rinvio in commissione. Questo l'avevo capito. Bene. Sulla richiesta di rinvio è favorevole. Grazie. Adesso per favore, se c'è un relatore di minoranza, deve però manifestarsi al tab al banco dei nove, se no io non posso darle la parola come relatore di minoranza. Si mette dove vuole, però quello è il tavolo dei nove dove stanno i relatori. Prego. Presidente, come relatore di minoranza, anzi ex relatore di maggioranza, poi diventato relatore di minoranza, ovviamente esprimo il parere totalmente contrario. Presidente, il tema qua è meramente politico. Qua c'è una spaccatura politica all'interno della maggioranza sul testo della maggioranza. Voglio ricordare al collega Marotta che tra gli emendamenti che sono stati presentati, peraltro emendamenti tutti bocciati, ci sono emendamenti anche di NCD che vanno esattamente nella direzione auspicata di modifica della legge di NCD. Quindi, Presidente, di cosa stiamo parlando? Questo Parlamento deve avere il coraggio su un tema così importante, su un tema così delicato, su un tema rispetto al quale chi sta fuori da questo Parlamento, ovvero cittadini normali, si aspettano che il Parlamento intervenga in maniera seria e autorevole per estendere i principi e gli effetti della legittima difesa. Oggi questo Parlamento e soprattutto chi voterà per il rinvio, ovvero per l'affossamento, chi vota per il rinvio vota per insabbiare, per riportare in commissione e mai più far uscire da quella commissione questo testo, ovviamente si assume la responsabilità rispetto a quelle decine e quelle centinaia, migliaia di cittadini italiani che si aspettano un atto di responsabilità e di serietà dalla politica. Sarebbe il secondo rinvio. La politica non si assume la responsabilità. È una politica vigliacca, è una politica di codardi, quella che oggi ancora una volta nasconde la testa sotto la sabbia per non assumersi la propria responsabilità. E da relatore di minoranza e da rappresentante della Lega che ho presentato questa proposta di legge. Presidente, perché se oggi discutiamo come un mese fa, discutiamo di legittima difesa, è perché qualcuno, il gruppo della Lega, ha presentato una legge, ci ha creduto, ha chiesto delle audizioni all'interno della Commissione giustizia, abbiamo formulato un testo, su quel testo abbiamo chiesto il confronto, ma non abbiamo accettato il compromesso. La legge della Lega è stata prima bocciata e poi stravolta. Siamo venuti in aula per battagliare su questa legge, per prenderci la nostra responsabilità, per difendere le vittime dei reati. E non è accettabile l'ennesimo schiaffo morale e politico alle persone che fuori da quest'aula si attendono una risposta di giustizia. Oggi voi negate la giustizia alle vittime dei reati e vi assumete davanti al Paese la responsabilità di prendere per l'ennesima volta a schiaffi le persone oneste, le persone per bene. La Lega non accetta questa logica, la Lega chiede di votare, la Lega chiede di assumersi la responsabilità del voto di una legge pessima, di una legge che non migliora la legittima difesa, una legge che per l'ennesima volta è il regalo a criminali e delinquenti. Grazie, Molteni. Penso che il rappresentante della Lega interverrà adesso. Lei interveniva come relatore, ovviamente. Allora, colleghi, io adesso dovrei dare la parola a uno a favore e a un deputato a favore e uno contro. Però, poiché ritengo che l'argomento sia di particolare rilevanza e delicatezza, la Presidenza ha deciso di dare la parola a, cioè, un rappresentante per gruppo che intenda intervenire. Ci sono numerosi già interventi, quindi ha chiesto di intervenire intanto l'onorevole Faenzi. Grazie Presidente. Noi ci associamo alla richiesta di NCD di rinvio in commissione e lo facciamo, contrariamente a quanto pensa la Lega, proprio perché riteniamo anche noi che ciò che è stato prodotto dalla commissione al riguardo non sia un buon lavoro. Riteniamo infatti che la proposta